Ed eccomi qua, buongiorno a tutti, amiche mie. Oggi fa un caldo qui a Lecce, nel Salento, micidiale proprio. Mamma mia, chiafa che c'è. Io non mi sto facendo vedere perché sto lavorando. Quindi sto lavorando al Conad, Calimera, faccio la cuoca, a una pescheria. Vendono il pesce e io cucino il pesce. Faccio tante buonissime ricette di pesce, prodotti ittici, e mi sto trovando veramente bene. Quindi arrivo a casa che sono proprio stanchissima e non ho neanche voglia di fare le ricette. Oggi ho la giornata libera, oggi è lunedì, io lunedì sto libera e quindi facciamo un'altra buonissima ricetta. Tempo fa vi ho fatto vedere la ricetta di marmellata di fragole. Oggi, guardate qua, che meraviglia. Facciamo la marmellata di ciliegie. Mamma Gesù, buona. Questa una tira l'altra. Quindi adesso, questi saranno 2 kg di ciliegie. Le ho lavate bene bene, le ho messe a bagno con l'acqua e bicarbonato. Le ho lasciate un quarto d'ora. Adesso togliamo picciolo, togliamo nocciolo e ci mettiamo subito al lavoro, va bene? Vi faccio vedere. Certo, il video è lungo, vi faccio vedere un po' come si snocciolano. Allora, prendo un vassoio, sono messa su questa bellissima terrazza che l'abbiamo tutta quanta chiusa, avete visto? Quindi si fa così, vedete? Con il coltellino, vedete, io ho questo coltellino piccolino, eh? Mi vado a togliere il nocciolo. Quindi perché se le vado, andiamo a pesare adesso il nocciolo, pesano di più, pesano. Quindi togliamo il nocciolo, le metto nella scodella. C'è una coppa di cui io facciamo una buonissima marmellata di ciliegie. Per fare le crostate. Io ho fatto le crostate quelle alle fragole che è super bonazza. Io vi ringrazio a tutte quante amiche mie, io approfitto per fare questo video così vi dico pure la motivazione della mia assenza su YouTube quanto riguardano le ricette. Tanto ne ho fatte tante e voglio ricette. Io vi ringrazio tutte quante che mi seguite. Le ricette mie sono semplici, non sono elaborate. Sono semplici, semplici da fare. Come quelle che mangiamo noi qui nel Salento, eh? Mi vedete un po' stanca? Io oggi c'ho il giorno libero. Poi non sono andata neanche un giorno al mare, quindi sto pure bianca anemica. Non mi va nemmeno di prendermi il sole, che non sto sopportando proprio il caldo. Ogni tanto poi vado, prendo la pompa e mi bagno, tipo come l'anno scorso. Vedete, se è così, togliamo il nocciolo. Poi dobbiamo entrare in cucina, che devo far vedere, no?
Io questa marmellata non le faccio troppo dolci perché a me troppo dolce non mi piace. Queste sono 2 kg senza il nocciolo. Solitamente a 2 kg di ciliegie si mettono 700 grammi di zucchero. Solitamente. Perché lo zucchero serve, che si man devono mantenere nei vasetti. Se li dobbiamo tenere a lunga conservazione. Poi ci servono anche i limoni. 2 limoni belli spremuti. Poi tanto vi faccio vedere. Ecco, mo ci vediamo più tardi, eh? Sennò qua è lungo il video. Ecco qua. Ho tolto tutti i noccioli di dentro, vedete? Adesso andiamo in cucina così facciamo la marmellata. Quindi in 1 chilo di ciliegie, ho tolto il noccio, ho fatto 1 chilo di ciliegie, ok? Mettiamo 300 grammi di zucchero e un limone, io ho spremuto anche un limone. Quindi prendiamo la pentola, ci verso tutte le ciliegie. Zucchero, limone. Mescoliamo. Adesso vado a mettere un coperchio e ogni tanto veniamo a girare, ok? Inizia a bollire, vedete? Ogni tanto veniamo a girare. Asciugando, vedete questa schiuma? Questa quando non c'è più sta schiuma vuol dire che si sta cuocendo bene. Intanto sterilizziamo i vasetti, o nel microonde o li bollite. Io li faccio nel microonde. 5 minuti di microonde, così intanto che si fa la marmellata, quelli si raffreddano un poco. Ecco qua, è quasi pronta. Adesso la facciamo con un po' di con il bimbi mix. Ed eccola qua. L'ho fatta col bimbi mix, poco poco, ho dovuto spegnere che mi stavo schizzando tutta questa, vedete? Quindi quando fate così, vedete? È pronta. Quindi io la spengo perché sennò si indurisce ed è pronta. Guardate. Si attacca al cucchiaio, vedete? Quindi vuol dire che è pronta. Adesso la invasettiamo. Ecco qua, i vasetti sono bollenti, proprio caldi. Adesso vado a riempire. Buono, lo appoggiare qua.
è uscita proprio bene, eh? È uscita proprio bella, saporita, bonazza proprio. Questa quando facciamo le crostate o la merenda, la colazione la mattina, è buonissima. Ecco, vedete? Quindi, la chiudiamo forte. Ecco, vedete? Gli facciamo fare il sottovuoto, sempre così, il sottovuoto. Ecco. Guardate, con 1 chilo di ciliegie mi sono usciti 3 vasetti. Ne faremo dell'altra, ne farò altra perché questa c'è me basta. Ecco qua. Adesso la lascio raffreddare e poi me la vado a mettere nella dispensa. Vedete? Questo serve per fare il sottovuoto. Ok, amiche mie. Un bacione dalla vostra Francuzza, ci vediamo presto, eh? Non vi abbandono, vi voglio bene, ciao!